una questione. Era una questione di tacchi. Geppi Cucciari, signore e signori. Come va? Ah, c'ho, c'ho ancora questo qua. Lo levo io o ne vuoi uno anche tu? Ma è ovvio, la risposta la sai da solo. Però ecco, senza fare il test cromatico, perché mi dai quello uguale al tuo? Perché non trovo più gli altri, aspetta. Ah no, ci sono, ci sono. Vuoi quello del signor Boiteo? No, sì, perché questo è meno... Ah, tu hai fatto così? Allora aspetta, ti do anche l'altra parte. Beh, se non intervenissi sarei veramente così, sì, comunque. Ecco qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Beh, come va, Geppi? Opportunity. Direi è un gesto a cui noi donne siamo abituate. Questo. Direi... Ti chiamo qua. Come va? Bene, grazie. E lei? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. È appena andata via la sede, ti sono piaciuti? Tantissimo, colorati, innovativi, sì, tecnologici, quell'unione. Irriverenti? Ma... Cioè, tradizionali, perché il punk ormai è anche tradizione, quindi loro sono questo misto di innovazione e tradizione che è poi il segreto del successo. Di chi? Loro? Di, loro. Tu, di tutti? No, ma di tutti. Guarda, di quando tutti. Sei un po' anziano e un po' giovane dentro, se tu dentro hai un po' di gente, poi alla fine parla uno per volta, secondo me puoi essere accattivato. Ah, okay, ma non è il mio caso. Sono i turni. Hai visto Sanremo? Sì. Certo. Certo, certo. Avevi fatto previsioni anche tu. Noi ho fatto delle previsioni, ma però non mi ricordo se... ipotizzai un ordine preciso, però dissi Negramaro, Big Mama, Angelina Mango e quindi almeno una l'ho presa. Angelina, sì, l'hai presa. È una di quelle cose che si conclude con l'applauso. Tipo, Angelina Mango l'hai presa, un applauso. Brava! Domani viene qua Angelina. Domani viene ospite qui. Saluta, sì, ma... Vuoi tornare? Anche tu? E tu le dovrai dirle, sai che saluta? Saluta tantissimo. Saluta, e lei dirà, sì, dai, no, no, Geppi, per una volta c'è veramente chi la saluta tantissimo. Tantissimo. E tu l'hai fatto Sanremo due volte? Due volte, come ospite però. Però, cioè, che differenza... Perché eri un ospite che però interveniva, cioè non è che hai fatto 5 minuti e 3 secondi. No, allora la prima volta nel 2012, cioè che anzianità, nel 2012 ricordo, correva l'anno 2012, era il Sanremo condotto da Gianni Morandi, sì, e c'era anche Adriano Celentano e c'era Ivana Mrazova, credo, e c'erano Belen, Elisabetta Canalis, cioè, quindi era un modo anche per dimostrare quanta fantasia Dio anche in queste, sì, presenze femminili. E ogni sera c'era qualcuno. Io in realtà feci 3 interventi. Il primo con Gianni Morandi, il secondo con Gianni Morandi e il terzo da sola. Sì? Però non era una Coco che sembrava. Quella di adesso. Quella, sì, no, non era. Non ho annunciato soltanto una cantante e fu quella che vinse, che era Emma. Ah, vedi? Hai portato bene. Questo è un altro applauso, sempre per Gianni. Entusiasmo inutile. Sì, sì, sì. Sì, sì, vabbè. L'abbiamo fatto prima. Ci sono stati momenti che ti hanno messo a disagio, momenti di polemica, momenti di sofferenza, perché poi Sanremo è un palco gigante dal punto di vista della platea, dell'audience, tutto viene mega ingigantito, no? Ogni anno ci sono 1000 polemiche, tu ne hai mai dovuto affrontare qualcuno in particolare? No, no, non ho questo appeal della polemica legata a Sanremo. No, come mai? Ti spiace un po' non aver dovuto... No, erano anche tempi diversi, adesso è tutto molto più... Ma questi suonano sempre, vero? Cioè, sì, comunque te li ricordi? Hai fatto anche dei lavori con gli street, sì, no? Sì, sì, mi ricordo che è finita malissimo. Perché loro suonano a caso, dico caso perché sono elegante. No, però è bello averli. Chi non li vorrebbe nel comodino chiusi dentro? Chi non diciamo da 10 anni. Ormai sì, abbiamo fatto anche... Da quel Sanremo 2012? No, sì, però sì, noi eravamo scartati. Ma si pettinano sempre meno col passare degli anni. Sì, stanno iniziando a diventare trasandati. Perché ormai hanno capito che il posto qui non glielo leva più nessuno. No, e quindi stupè, sì. Ma siete, sì, bellissimi insieme a voi. Sì, grazie. Voi grazie. Sì, 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 sì. Vogliamo bene. Sempre aggiungi un posto a tavola, sembra, con loro che parlano. Maledetti. Comunque, non ci fu nessuna polemica. No, in realtà io non ho... Mi stai facendo rendere conto che non ho... Non ho avuto mai nessuna polemica. È stato un passaggio inutile. Cioè, sono nel vuoto. È andato così. Nessuno... Nulla. Vabbè, però era un periodo diverso. Si parlava molto di meno di quello che accadeva su quel palco. Negli ultimi, sì, anni è tutto diventato amplificato anche da quello che succede nei social, quello che la gente scrive di ciò che vede, che non sempre corrisponde a ciò che vede. Perché alla fine uno... Da quello che crede di aver visto. Il Sanremo, sì, negli occhi di chi guarda. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Che cosa hai visto in questa immagine che abbiamo preso tra le tante belle del Festival di Sanremo, però pensavamo che potesse farti piacere, probabilmente anche sbagliando, non lo so, però è Mahmood con i Tenores di Bitti. L'ho pubblicata anche nel mio profilo questa foto quella sera perché mi sono molto emozionata a vedere
cinque sardi che io ho titolato I Cinque Mori, con la bandiera dei Quattro Mori, perché del resto non c'è manifestazione musicale che non sia compiuta se non c'è una bandiera dei Quattro Mori che sventola. Eh beh, primo maggio insegna, dal primo maggio. Tu hai fatto anche il primo maggio. Ho fatto anche il primo maggio. Lì momenti di polemica, ecco, anche il primo maggio è un posto dove magari qualche polemica. Beh, momenti no, polemica no, però mi ricordo che alla conferenza stampa uno dei sindacati disse: tranquilli, non piove mai. Sì. E quella stacco. Sera alle 20, e appena iniziava la diretta che iniziava alle 20, io avevo 100 violoncelli sul palco con un prompter che doveva aiutarmi a riportare Pierino e Lupo con loro che suonavano. Si è spento il prompter, loro sono scappati con i loro violoncelli che sono una parte della loro famiglia. Sono, sì, sì, e sono io delicato. Volevo fare così, cioè non sapevo più, non avevo alternative, perché poi tant'è vero che tu conduci con le cue card e non con la cartelletta. Sì. E quel giorno mi ricordo uno disse: la vuoi la cartelletta? Io: ma no, il prompter. Fa così presentatore vecchio la esatto. cartelletta. Esatto. Sì. La pioggia mi condusse poi a prendere la scelta che io non rinuncio mai più da quel momento alla cartelletta, che fa anziana ma consapevole. Ma dimmi una volta in cui gli anziani hanno sbagliato. Mai, mai, mai. Se lo fanno gli anziani è un motivo, cioè una bella cartelletta così. Qui dietro invece io ho la locandina di Romeo e Giulietta, che è il tuo nuovo film, il nuovo film in cui sei impegnata. Romeo e Giulietta, film nel quale tu fai una truccatrice. Esatto, interpreto di chi? Di Pilar, sì? Pilar, che è una grande attrice che si cimenta in un provino nel ruolo di Giulietta, ma entra in collisione con Sergio Castellitto, grande attore, grande regista nel film, che la rifiuta perché lei rubò il testo di una comica cilena per portarlo in giro. Quindi lei mi chiede di truccarla. Quindi era marchiata come un esatto, una ladra. Ladra, esattamente pari, proprio così. Sì. Non lavoro con bambini, animali. Ma forse questo no, è ladri, dice Sergio Castellitto. Sì. Quindi lei chiede a me di truccarla da uomo, io la trucco molto bene, io che non so mettere un eyeliner dritto, ma questa è la magia del cinema. La trucco da uomo, lei fa il provino e poi sto dicendo troppo. No, vabbè, a questo punto faccio sapere come finisce e così abbiamo fatto. E però, alla fine. Però poi tu capisci che. Anche il gioco tra è congiunzione ed è predicato, cioè ed è verbo, comunque aiuta a capire che c'è una. Che Romeo in realtà è Giulietta, che è una grande prova corale, ci sono grandissimi attori, Maurizio Lombardi, c'è Alessandro Haber, Domenico Diele, e sembra che li sto leggendo come se non li sapessi. No, infatti, sai che stavo provando a fare, ma se te li copro riesci a dirli lo stesso? Sì. Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Pilar Fogliatti, giusto. Sergio Castellitto, Margherita Bui, giusto. Domenico Diele, più brava. E basta, basta, da San Valentino al cinema. E c'era anche un'altra, che ha un nome francese. Margherita, l'hai detto? Margherita Bui, tra l'altro, è truccata per essere anziana. E non da me, comunque. No, nel senso che non penserei che sia così adesso. Lei per ah, no, certo, un po'. No, certo. Non è così. Assolutamente. Se tu dovessi diventare un uomo, che uomo ti piacerebbe essere? Come nel film, no? Cioè lei si trucca per diventare Romeo. Tu che uomo vorresti essere? L'uomo di Geppi Cucciari. Perché Eila! L'uomo più fortunato del mondo. Del mondo. Faccio... No, per capire se è un vantaggio o uno svantaggio. Stare tu. Con te? Eh sì, in generale tu non vorresti sapere cosa prova tua moglie. Sì, ma me lo dice abbastanza esplicitamente. Sì. Non è una che si tiene tante cose per... Però sì. Anche solo per un attimo, provare cosa si sta... Sì. Anche vedere se come io mi percepisco... Corrisponde alla realtà o sì. Se è il frutto delle tue visioni, delle tue paure. Sì. Sto per riabbassare il livello di questa discussione tantissimo. Volevo farti una foto. La naturalezza. No, devo venire più vicino. Ma poi questo divano è sopravvalutato. No, da vicino io sono come Tuzzi. Mai da vicino. No, dai, con questa naso pompa. No, allontanati. Aspetta, allora non più di così però. Ma non viene poi il gioco. Ma io c'ho un naso imbarazzante. Vabbè, a me dai. Poi cresce, vabbè. La naturalezza. Ma non so se viene. Usa foto. No, perché adesso qua ci sono le... No, ma la devi fare dritta. Veramente? Ah, scusami, dai. Ale, ho sbagliato. Allora... Ma tipo fototessera? Annulla, sì, dritta per dritta. Aspetta. Questo sono io. Che carino. Guardami. Ok, usa foto. Madonna. Vediamo se diventassi un uomo... Uomo 1. È veloce. No, e poi quelli hanno. Cos'è successo?
Sembro. Sai chi sembri? No. Eziolino Capuano. No, sembro mio fratello. Beh, comunque miglioro, eh. Porca no, guarda che non sembra. Aspetta, vediamo Uomo 2. Salvo Sottile. Salvo Sottile. Ma io sono... Cioè, questo è per annichilire il tuo ospite, che lo fai. Fai, aspetta. Faccio io, fai tu a me. No, faccio io. Usa foto, vediamo. Ma ci vuole uno psicologo per fare questo gioco. Cioè, non puoi affrontarlo da solo senza... Aspetta. Un gran bel donnino. Eccola, guarda qua. No, fammi capire perché io divento un cesso a pedali e tu diventi carina. Io scusa. Divento Emma Stone, ma col mio naso. Ok, vediamo donna 2. Vabbè, oh. No, sono offesissima del fallimento totale che di questa transizione nei miei quella, riguardi. Quella in cui sei Eziolino Capuano, posso tenerla, me la tengo io. Per guardarla quando sei triste. Per guardarla quando sono triste. Festeggi San Valentino? Che è un modo un po' carino per chiedere se... festeggi San Valentino? No, perché domani registro il programma che avendo da giovedì, perché la televisione è finzione. Ah, ok. Noi volevamo...